dello Stato. Se ci pensiamo, quanta gente in questi anni ha perso fiducia nelle istituzioni, non per una legge in particolare, l'ha persa perché ti dicevano di fare sacrifici, ma poi allo stesso tempo loro i sacrifici non li facevano mai. Voi avete visto un video in cui ci sono delle persone che stanno un po' meglio, non solo reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, ci sono tante persone in Italia, siamo oltre i 115.000 che stanno accedendo a quota 100, se ne stanno andando in pensione, prima non potevano andarci a causa della legge Fornero. Certo, dobbiamo fare quota 41, abbiamo iniziato soltanto con quota 100, però quelle persone, voglio dirvi una cosa, non è che le aiutate io sto là grazie a voi. Quelle persone lì le avete aiutate voi, e so che a casa vostra ancora non sono arrivate tutte le risposte che chiedevate ai problemi che avete ogni giorno. Io lo so, dobbiamo fare ancora tanto. Il Movimento 5 Stelle non è nato solo per fare quota 100, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, ancora abbiamo tanti problemi da risolvere, e posso comprendere che ci sono tante persone che dicono: ma il cambiamento a casa mia ancora non si percepisce, e avete ragione. Però volevo farvi vedere questo video non per dirvi che siamo belli e bravi, ma per dirvi che il voto del 4 marzo ha prodotto degli effetti positivi in una parte di paese che non aveva niente più e che stava sull'orlo della disperazione e della depressione, e che adesso sta un po' meglio. Avete iniziato un percorso col 4 marzo. Questo governo durerà tutti e 5 anni e faremo tutte le cose che ci sono nel contratto. No, 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 no. Ovviamente, io non sono qui per dirvi solo questo, per dirvi anche un'altra cosa, che dobbiamo resistere, dobbiamo tenere botta, perché non è semplice. Non è semplice per voi, non è semplice per me, non è semplice per gli altri ministri, non è semplice per i sottosegretari, non è semplice per i parlamentari, per i consiglieri regionali, i sindaci, i consiglieri comunali. Guardate, prima ancora che si facciano le cose a Roma, prima ancora che scriviamo le leggi, già iniziano preventivamente a dirci che quelle leggi faranno fallire l'Italia. Già iniziano preventivamente a dirci che qualsiasi cosa faremo sarà un fallimento e inciderà negativamente sulle vostre vite. Ogni cosa che facciamo viene massacrata ancor prima di iniziare. Io mi ricordo che quando lo vedo in sala Sergio Bramini, quando abbiamo fatto la norma per... Quegli imprenditori che bancava crediti con la pubblica amministrazione gli hanno pignorato la casa. È una di quelle persone lì per cui lui doveva avere soldi dallo Stato, e aspettando i soldi dallo Stato, lo Stato gli ha pignorato anche la casa perché lui non poteva pagare le tasse. Io ricordo questa cosa perché quando stavamo facendo la norma per aiutarlo, e che toglie alle banche la possibilità di poter espropriare le case senza passare per un giusto processo, ci avevano detto: voi farete fallire il paese perché così le banche non potranno più dare prestiti, non si daranno più prestiti. In generale, basta vedere un po' di articoli che sono usciti fuori prima che stavamo facendo il reddito di cittadinanza o quota 100, e vedete che altre tasse basta. I grillini ci ripensano e si rimangiano il reddito di cittadinanza. Poi è iniziato il reddito di cittadinanza e ha detto che c'erano code alle poste, poi non c'erano le code alle poste, e allora hanno detto che c'è gente che è andata a ritirare la tessera e invece non l'ha avuta, poi hanno avuto tutti la tessera, e quindi hanno detto che c'è gente che restituisce la tessera. Poi abbiamo smentito anche quello, non sanno più che cosa dire. Di sventura hanno paura, e hanno paura non per una ragione dietrologica, è semplice: se uno si è arricchito negli ultimi 30 anni in Italia mantenendo le cose come stavano, chiunque arriva
e vuole cambiare qualcosa rispetto a come stavano le cose, con tutte le difficoltà, con tutte le difficoltà del caso, è una minaccia. E allora che cosa fai? Lo intimidisci. Lo intimidisci come? Con la vecchia intimidazione, quella che si faceva prima? No, ormai ci sono metodi molto più semplici. Io vi dico una cosa: quando ho scritto il decreto dignità, che è un decreto che dentro c'è una norma che sta funzionando, che dice che se un'azienda in Italia prende soldi pubblici e poi se ne va all'estero, ci deve ridare i soldi, gli interessi e pagare una multa 4 volte i soldi. Di essere in un distretto altamente produttivo, ma che ha visto tante di queste cose, aziende che se ne andarono. Ora, io penso che chi prende i soldi delle tasse degli italiani per sviluppare un'azienda qui e si nutre del lavoro degli italiani, poi non è che se ne va così, così semplicemente. E infatti da luglio, da quando è stato fatto il decreto dignità, io vi sfido a trovare una sola azienda italiana che ha preso soldi dallo Stato e se n'è andata, perché con tutto quello che devono pagare, anche se se ne vanno in un'altra, in altro paese europeo, non solo fuori Europa, anche in Europa, non gli conviene più. Però dobbiamo risolvere un altro problema: quelle che non prendono soldi dallo Stato e comunque se ne vanno, perché ce ne sono alcune che non hanno preso soldi dallo Stato ma se ne vanno. Quelle perché se ne vanno? Perché nell'est Europa, nel mercato unico europeo, un dipendente viene pagato 3 volte in meno che in Italia. Allora, quando sono stato in Polonia ultimamente ad incontrare il movimento per cui stiamo creando il nuovo gruppo europeo, anche lì si parla di salario minimo orario, cioè anche lì si dice che una paga a 2-3 euro all'ora non è lavoro ma è sfruttamento, e anche lì, come qui, dobbiamo fare a livello europeo, io lo faccio a livello italiano entro agosto, il salario minimo orario, ma anche a livello europeo lo dobbiamo fare, così la smettiamo con aziende che da qui se ne vanno lì, avvantaggiate dal mercato unico europeo. Questa cosa la cito perché nel decreto dignità non c'era solo quello, c'era un'altra norma importante che non doveva aumentare i posti di lavoro. Io il decreto dignità non l'ho fatto per creare più posti di lavoro. I posti di lavoro si creano aiutando le aziende, aiutando i commercianti, così si creano i posti di lavoro. Noi dobbiamo stabilire un altro principio però, ed è questo che ho provato a stabilire, e cioè che in questo momento storico un ragazzo, un meno giovane che ha un contratto precario, può avere un contratto precario in prova per un periodo per capire se è bravo o non è bravo. Ma poi a un certo punto questa persona, per farsi una vita, per farsi una famiglia, deve avere un contratto stabile a tempo indeterminato. Allora, quello che dico su questo è che il decreto dignità ha iniziato a fare questa cosa qua. Ma voi ve li ricordate i titoli? 80.000 posti di lavoro in meno, qualcuno rilanciò 100.000 posti di lavoro in meno, poi uscì un altro 1 milione di posti di lavoro in meno, quelli che non aveva fatto, quello che non aveva fatto 1 milione di nuovi posti di lavoro, perché se ne accusate di farli perdere. Ebbene, però quella cosa lì, il decreto dignità, alla fine, dai dati dell'Istat della settimana scorsa, guardate, non vengo a portarvi i dati per dire che dovete essere più felici, per me il lavoro da ministro finisce quando, con le leggi che facciamo, arriviamo a casa vostra e facciamo tornare il sorriso a vostro figlio, a vostro padre, a vostra nonna, alla vostra moglie, così si fa il ministro. Quindi non vi vengo a dire che dovete essere più felici per i dati. Però il tema è che mentre stavo scrivendo quel decreto, talmente della campagna contro che vi devo confidare che a un certo punto pure io mi sono chiesto: ma quelle idee sto sbagliando? Quindi se ha avuto quell'effetto su di me, immagino l'effetto sull'opinione pubblica, sui cittadini, che ogni giorno si vedevano terrorizzati da questa campagna dei profeti di sventura. Poi abbiamo visto i dati l'altra settimana e in un anno in Italia ci sono il 300% di contratti a tempo indeterminato in più, ovvero ci sono 370.000 soprattutto giovani che l'anno scorso avevano un contratto precario e in un anno hanno un contratto a tempo indeterminato. Sono tanti, sono pochi? Sono sicuramente persone più felici. E questo ve lo dico perché io non devo quelle persone a volte.
volte mi mandano email in cui mi ringraziano. Quelle persone devono ringraziare le imprese italiane che, a differenza dei profeti di sventura, hanno accolto la sfida e non hanno licenziato, hanno convertito i contratti, e oggi ci sono un mare di cittadini in più che hanno un contratto stabile e quindi si possono fare una famiglia, perché in questo paese c'è chi sostiene che per fare più figli dobbiamo abolire la legge sull'aborto. Io dico che per fare più figli dobbiamo dare una vita stabile ai nostri giovani. Quello che è comprensibile è che hanno paura, e questa paura va capita, perché hanno perso già qualcosa e stanno per perdere tutto, una serie di persone. Vedete, dopo magari approfondiamo un po' il tema della corruzione, ma la corruzione non si contrasta solo con la legge anticorruzione, si contrasta con una legge che si doveva fare 30 anni fa, il conflitto di interessi. Stata contro una sola persona, poi abbiamo scoperto che quelli che gli andavano contro avevano conflitti di interessi peggiori di lui. Che cos'è il conflitto di interessi? È un imprenditore, che non chiamiamo imprenditore per rispetto di tutti quelli onesti, lo chiamiamo prenditore, è un imprenditore con i santi in paradiso, cioè è un imprenditore che ha un sottosegretario da qualche parte, un sottosegretario o un ministro o un consigliere comunale o un sindaco, che gli fa una legge per salvargli l'azienda o per salvargli il business. Questo è il conflitto di interessi, cioè quello che è successo tante volte quando ti vedi scavalcato da uno disonesto che però tutti reputano furbo, non disonesto. Quante volte è capitato? Le persone pulite si fanno il loro percorso rispettando le leggi e tutto quanto, rispettando le regole della concorrenza, tutta la burocrazia, presenti le scartoffie, e poi a un certo punto ti vedi uno che ti sorpassa e dici: ma quello è un disonesto. No, no, quello ci ha saputo fare. Quante volte l'abbiamo sentito? Ecco, il conflitto di interesse è questo. Certo, c'è chi è più impaurito di altri sul conflitto di interessi. Uno è sicuramente lui. Eccolo! Non fischiare. Io parlo a queste persone con rispetto, pensando che siano persone capaci. Abbiamo immesso l'aeroplano Italia nelle mani di gente che non ha mai guidato un aereo. Lo dico perché c'è stata la tragedia recente. Dovremmo essere tutti preoccupatissimi, e invece vedo che c'è il 50% di persone che preoccupate non sono. Svegliatevi, aprite gli occhi, guardatevi nello specchio e domandatevi: ma sono un coglione o sono una persona felice? Risposta: sì. Allora, io ve lo faccio vedere ogni tanto, ve lo faccio vedere, perché noi non dobbiamo dimenticare chi abbiamo mandato all'opposizione il 4 marzo, perché questa gente è sempre... Perché questa gente è sempre pronta a tornare. Questo signore vuole fare il ministro della giustizia, e non sto scherzando. Lui sa che in un governo di centrodestra non potrebbe tornare a fare il presidente del consiglio, ma il ministro della giustizia non vuole provare, ed è anche stato riabilitato dalla magistratura. Allora, però, io non voglio essere frainteso. Io non sono venuto a demonizzare lui, perché me li ricordo al governo quelli che lo combattevano dall'opposizione, la cosiddetta sinistra. Vedete, quando c'è stato il nuovo PD, nuovo tra virgolette, perché è arrivato il nuovo segretario del PD, Zingaretti, io ho fatto un'apertura di credito. Ho detto: guardate, avete in Parlamento, voi PD, depositato una legge sul salario minimo orario, come la nostra, 9 euro all'ora minimo di stipendio, al di sotto del quale non si può essere più pagati. Votiamola insieme, io ho detto. Stiamo al governo, quindi noi la voteremo come maggioranza, ma votiamola insieme. Nel giro di una settimana da quella apertura di credito, perché come disse Moretti a D'Alema: fate qualcosa di sinistra. Allora, noi potremmo fare qualcosa di sinistra. Dopo anni
dopo anni che abbiamo visto la sinistra che favoriva banche e assicurazioni, che aiutava De Benedetti a fare le plusvalenze sul mercato, questa roba qua, no, me la ricordate? Ecco, non è cambiato niente. Perché la settimana in cui ho fatto questo annuncio, mi rispondono e mi dicono, anzi fanno senza dire, ritirano la legge, la loro legge sul salario minimo, la ritirano e ne presentano un'altra che è su un salario minimo, ma non quella dei cittadini, dei parlamentari. Si chiama legge Zanda. Ragazzi, io non sto scherzando, no, così, scusate per i ragazzi, sono 9.000 euro al mese. Io non sto scherzando. Questi hanno ritirato la legge sul salario minimo orario e hanno presentato una legge che si chiama legge Zanda. Ora, perché hanno ritirato la legge sul salario minimo orario? Però hanno detto perché alcuni sindacati non sono d'accordo. Questo è un altro tema da aprire in Italia, perché vedete, la legge sul salario minimo dice che finalmente tutte le imprese che pagano onestamente i loro dipendenti non si vedono più scavalcate da quelle, quelle disoneste che sottopagano i dipendenti. Molte volte abbiamo avuto casi in cui aziende o cooperative sottopagavano i dipendenti e sottopagandole facevano concorrenza sleale alla stragrande maggioranza delle aziende che lavorano onestamente. Questo salario minimo orario ci risolve il problema e ce lo risolve per una ragione, perché semplicemente noi non avremo più la possibilità di vedere lavoratori sottopagati, in quanto se hai una soglia minima, sotto quello non puoi essere più pagato. Questa cosa esiste in molti paesi europei, non esiste in quelli dell'est Europa dove delocalizzano le nostre aziende. Allora, hanno ritirato quella perché qualche sindacato non era d'accordo, quando invece tutti i sindacati dovrebbero stare dalla parte dei lavoratori. Che cosa è successo? È successo che hanno presentato questa legge che si chiama legge Zanda. Ora nessuno mi crede, perché per il Movimento 5 Stelle non ci poteva essere altro desiderio che il PD che presentava una legge per aumentare a 19.000 euro lo stipendio dei parlamentari. Però è successo e non è successo con una legge presentata da un parlamentare qualsiasi del PD, cioè una scheggia impazzita che presenta una legge, io non l'avrei neanche citata. L'ha presentata il tesoriere del PD nominato da Zingaretti, cioè quello che amministra i soldi del PD. Siccome evidentemente pensa che ci siano pochi soldi nel PD, ha detto facciamo una legge per aumentare lo stipendio dei parlamentari e ricostituire i vitalizi che noi abbiamo tagliato a luglio. E qui è interessante perché loro a luglio ci hanno detto non è vero, non avete tagliato i vitalizi. Poi hanno presentato una legge per ricostituire i vitalizi che evidentemente erano aboliti, perché altrimenti non era possibile. Qualcuno in questi giorni mi ha detto ma non è vero, Zanda l'ha ritirata, e grazie, la sto citando in ogni comizio in tutte le piazze, credo che abbia mollato, visto che siamo in campagna elettorale, credo che abbia mollato. La cosa che voglio dirvi con questo esempio è che è vero che noi facciamo paura a loro, ma anche loro ci fanno paura. Quello che fanno con queste leggi dimostra che hanno totalmente perso il contatto con la realtà, con le persone, con i cittadini, e di questo ne dobbiamo avere paura, perché non solo fanno queste cose, prima queste cose, vi ricordate come si facevano? Si facevano la notte durante la legge finanziaria, si inseriva una piccola normetta che nessuno capiva e si aumentavano i primi indici. Adesso si fanno alla luce del sole, non hanno più il problema del consenso, forse perché sono ai minimi storici, forse perché sono ai minimi termini, ma quello che abbiamo visto succedere in questi mesi è che queste persone, da una parte il PD, da una parte Forza Italia, si mettono insieme sui provvedimenti che vogliono contrastare e hanno lo stesso stile nel modo di difendere i privilegi. Zingaretti ha detto no, è una questione di libertà dei parlamentari, per questo dobbiamo aumentare gli stipendi. A me non risulta che nell'epoca del finanziamento pubblico, dei vitalizi al massimo, degli stipendi dei parlamentari più alti, i parlamentari fossero più liberi. Hanno votato le più grandi porcate di questo paese, non che fossero più liberi. E fa parte di una schiera di difensori dei privilegi,
Il PD non smette mai di meravigliarmi, e non è l'unico, perché qualche giorno fa l'ho visto che è andato in campagna nella mia regione, Zingaretti, e ha chiuso un accordo con Cirino Pomicino. Ve lo ricordate? Se io avessi fatto una cosa del genere, se solo avessi stretto la mano per caso, per strada, Cirino Pomicino, sarei finito su tutte le prime pagine. Invece Zingaretti è andato a Napoli, ha fatto questo incontro con Cirino Pomicino, Cirino Pomicino è uscito, ha detto: io qualche amico ce l'ho in campagna, farò votare qualche amico, farò votare per lui. Cioè, alla fine non hanno perso il vizio di continuare a fare sempre la cosa peggiore, di stare dalla parte sbagliata della storia. Però sui privilegi, credetemi, io più vado avanti con questo governo, più credo che dobbiamo restarci, perché questa gente non deve tornare mai più al governo. Perché... che andranno a prendere i soldi per rifinanziarsi i privilegi? Se li andranno a riprendere da quota 100, dai rimborsi ai truffati delle banche. Li abbiamo appena presentati i decreti, cioè non so se è chiaro, ma quelli che furono truffati, Banca Etruria, Banca Ferrara, Banca Marche, Banca Venete, hanno da quest'anno 1,5 miliardi di euro con cui verranno risarciti, perché avevano perso tutti i risparmi a causa di una truffa politica prima ancora che finanziaria. Ebbene, se li andranno a riprendere là, e senza pudore, perché guardateli come difendono i privilegi. Vi faccio vedere prima il nuovo alleato fresco fresco del PD. Posso chiedere una cosa nuova finale che mi incuriosisce? Come l'ha presa la questione dei vitalizi? No? Aspettiamo che il ministro le muova. Quello che è grave è che in realtà hanno tolto i vitalizi ai parlamentari di oggi, il che significa che hanno ridotto parte della libertà del parlamentare, della sua funzione legislativa. La gente non l'ha ancora compreso, non è stato ancora spiegato da molti, che in realtà la libertà dei parlamentari è la libertà del paese. Chi la riduce ai parlamentari, prima o poi la riduce anche al paese. Grazie. Allora, voglio dirvi su questo punto importante, c'è una linea rossa che li collega tutti, e sono i vitalizi. Lui ha detto: hanno ridotto i vitalizi ai parlamentari di oggi, ma i parlamentari di oggi, quando smettono di essere parlamentari, diventano ex parlamentari che prendono il vitalizio. Noi l'abbiamo tagliata a tutti, a lui e a tutti quelli che hanno fatto. Voi qui vedrete tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle. Queste persone in Parlamento hanno votato per tagliarsi il proprio vitalizio. Non è una cosa scontata, eh? Non è una cosa scontata. Ora, detto questo, c'è una linea rossa che collega i vitalizi a Forza Italia e al PD. E è quello che è successo in questi giorni in Sicilia, dove il PD e Forza Italia, che per anni hanno avuto un rapporto clandestino, cioè sotto traccia, avevano una relazione ma non volevano farlo sapere, sono venuti allo scoperto, e a Gela e a Mazara del Vallo oggi governano insieme, cioè hanno vinto le elezioni comunali della settimana scorsa, e c'è una giunta PD Forza Italia in una, se non sbaglio, dovrebbe essere la quarta o la quinta città siciliana, che è Gela, e anche a Mazara del Vallo. Perché lo dico? Perché l'artefice di questo patto dell'arancino o dell'arancina, a seconda che sia a Palermo o a Catania, è un certo Miccichè, che è il presidente dell'Assemblea, non Mugna, sempre, lo so, se nomino Miccichè non sto nominando una persona gradevole, però è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Questo signore qui è l'unico che non ha recepito la nostra norma per tagliare i vitalizi agli ex consiglieri regionali. Perché? Noi l'abbiamo tagliata agli ex parlamentari. Poi non potevamo incidere direttamente nelle regioni, perché le regioni hanno una loro autonomia, al di là dello statuto speciale. Cioè tutte le regioni, sui vitalizi, gli stipendi, queste cose qui, possono decidere solo loro. Però lo Stato centrale ogni anno trasferisce soldi alle regioni, sono i soldi delle vostre tasse. Allora, che cosa abbiamo scritto nella legge di bilancio di qualche mese fa, quella di dicembre? Abbiamo detto:
Care regioni, o entro giugno tagliate i vitalizi degli ex consiglieri regionali, o noi non vi mandiamo più soldi per pagare gli stipendi agli attuali consiglieri regionali. Questa norma ha funzionato perfettamente ovunque, perché noi abbiamo chiuso l'accordo Stato-Regione in due mesi. L'unica regione che resiste è la Sicilia, con questo signore qui che si chiama Micciche, che difende strenuamente i vitalizi. Ascoltatelo. Quello che si sta cercando, quello che si propone è quello di togliere soldi a persone che oggi hanno 80-90 anni e che avevano i vitalizi 30 anni fa. Personalmente ovviamente non sono d'accordo, se l'ufficio di presidenza voterà di farlo, lo faremo, dovrò andare a chiedere scusa personalmente a tutta una serie di deputati che oggi hanno 80 anni e con cui ho già parlato, che si sarebbero costretti, gente che è stata presidente della regione, che è stata anche ministro e quant'altro, che sarebbero costretti a vivere con 1.300 euro al mese. Sono persone che almeno alla luce del sole lo dicono, vedete? Questo è quello che ha firmato il patto tra PD e Forza Italia in Sicilia, ed è anche uno che credo abbia toccato il fondo con questa dichiarazione. Micci, che senza vitalizio sarei dovuto tornare a vivere con mio padre. Questo è un signore che ha fatto il sottosegretario, ha fatto il parlamentare, ha fatto il consigliere regionale, l'assessore, ha fatto tutto. Lui dice che senza vitalizio dovrebbe tornare a vivere col padre. Allora, noi il vitalizio in un modo o in un altro glielo taglieremo, però voglio rassicurarlo, perché se gli va male può chiedere il reddito. Chiedere il reddito di cittadinanza però presuppone dei doveri, che poi gli facciamo tre proposte di lavoro e le deve accettare, se no perde il reddito, e se le accetta torna al lavoro. Ora, io non sono preoccupato soltanto di quando questi signori si occupano di loro stessi, perché almeno fino a questo punto della storia si sono occupati di se stessi, cioè stanno cercando di avvantaggiarsi oppure di mantenere... Avanti popolo! A me preoccupa un'altra cosa, quando cominciano a occuparsi di voi, perché quando iniziano ad occuparsi di voi, che cosa possono fare queste persone? Nulla di buono, perché fare qualcosa di buono significa andare a prendere i soldi da quelli che invece gli hanno finanziato la campagna elettorale. Io ho preso soldi per finanziare quota 100 come ministro del lavoro, da più tasse sulle banche, sulle compagnie assicurative, sul gioco d'azzardo che è diventato il più tassato d'Europa e in Italia, che avevamo... C'era stata una protesta in atto e mi dispiace perché secondo me si sono fatti strumentalizzare molti commercianti che hanno cominciato a mettere sulle loro slot machine nei bar, spegniamo le slot machine così Di Maio non può finanziare quota 100. E io dico sempre a quelle persone, e spero che non si facciano strumentalizzare, che se le tengono spente è meglio, perché la gente spende i soldi delle comunità. Ormai manca un mese, a giugno diventeranno vietati tutti gli spot del gioco d'azzardo grazie al potere di dignità. Eliminiamo una cosa che ha fatto arricchire pochi e ha rovinato tanti, perché il 90% di chi gioca d'azzardo conosce il gioco d'azzardo attraverso gli spot pubblicitari. Mi dispiace anche per alcuni calciatori che mi stanno tanto simpatici ma che hanno partecipato a questi spot, e tanti minorenni in Italia, la metà dei minorenni in Italia ha giocato d'azzardo almeno una volta. La situazione era critica e critica e dovremmo fare ancora tanto. Ma vi stavo dicendo questo perché mica possono fare questa roba qua quelli, perché se mettono mano alle banche, alle assicurazioni, al gioco d'azzardo, perdono le lobby che li sostengono. E allora quando si occupano di voi cominciano a occuparsi di cose assurde. C'è questa consigliera regionale del Veneto che si chiama Alessandra Moretti, che è vero, voi guardate troppa televisione, conoscete tutti tutti, dicono siamo questa persona,
anche la femminile conosceva mossa. Che non fa ridere, cioè fa ridere, però dovrebbe far piacere. E che dice che per favorire i funerali laici nei cimiteri bisogna montare delle tendine su tutte le croci delle lapidi dei morti cristiani, cattolici. Le tendine. Io lo so che voi non ci credete, io ve lo devo far vedere questo frammento di 30 secondi. Ma che si riesce, un progetto preliminare. Che non è ancora definitivo, ma il nuovo sindaco Borsari, scusa, posso finire? Metterà a disposizione attraverso un confronto con i cittadini. In questo progetto c'è la possibilità, sì, con delle tendine amovibili che saltano e scendono, sì, di coprire temporaneamente, nel caso in cui ci sia la cerimonia per un laico, i simboli religiosi. Voglio anche ricordare che ora io voglio dire una cosa, non voglio urtare la attenzione, io non voglio urtare la suscettibilità di nessuno, laici, cattolici, per carità, i simboli religiosi. Voglio dire solo una cosa, questi già i vivi li hanno massacrati, anche i morti. Perché questo paese prova a spingerlo sempre sul dibattito ideologico? Io vedo qui tanti volti che fanno parte del movimento da tanti anni. Noi siamo nati perché eravamo stanchi del dibattito destra-sinistra, perché abbiamo sempre pensato che non ci sono più cose da fare di destra o di sinistra, ma cose giuste da fare in Italia, che vanno oltre l'ideologia di destra e di sinistra. Ma ci pensate e notate il fatto che ogni cosa, al di là che sia giusta o sbagliata, la si sta provando di nuovo a polarizzare su destra-sinistra, ideologia. Perché si sta provando a fare questo? Perché quelli sono argomenti di distrazione di massa. Io l'ho premesso, non discuto le sensibilità di questa proposta, potrà esserci anche un'esigenza, ma non in un paese che ha ancora il 30% di disoccupazione giovanile, quella non può essere una priorità. Non in un paese in cui le imprese pagano ancora le tasse più alte d'Europa, non in un paese. Quella non può essere una priorità. Perché si fa tutto questo? Perché si alimenta questo dibattito? Le piazze ormai sembrano le piazze nuove degli anni 70, fascisti contro antifascisti. Perché si sta portando su questo scontro la politica? Per distrarvi dall'unica grande emergenza nazionale che abbiamo, che è la corruzione. Noi abbiamo tutti i partiti, tranne noi, sono tre settimane che in questo paese ogni cittadino guarda il TG e sente di una nuova inchiesta per corruzione, sono tre settimane. E oggi, nella non molto lontana Umbria, governata dal PD, è successa una cosa vergognosa. È la prima inchiesta che è scoppiata in ordine di sequenza nelle ultime tre settimane. Umbria, sanità, arrestato il segretario regionale del PD perché si faceva passare le tracce dei concorsi della sanità la sera prima nella sede del PD e le distribuiva a chi doveva vincere e le faceva i nuovi dirigenti della sanità. Vedete, è un bollettino di guerra, tra il 7 e l'8 maggio quattro inchieste diverse, una per questioni di peculato, mazzette, tangenti arresti, coinvolti tutti, Lega, Forza Italia, PD, tranne noi. Oggi in Umbria, proprio in Umbria, è successa una cosa clamorosa, perché voi ricorderete che la presidente dell'Umbria si è dimessa per quello scandalo. Ha presentato le dimissioni al Consiglio regionale e il Consiglio regionale, inclusa lei, hanno votato contro le dimissioni che lei stessa aveva presentato. Questa roba qua è la punta di un iceberg, perché dopo l'Umbria è arrivata la Lombardia con Forza Italia, poi è tornata la Calabria col PD, governatore indagato per corruzione, poi la Sicilia ancora prima col caso Siri e poi ultimo il sindaco di Legnano della Lega. Ora io non sono venuto a fare qui il moralista e a dire che non può essere che ci siano nelle forze politiche persone che sbagliano, per carità, qui tutti sbagliano. Buona fede o malafede sono sempre persone che possono sbagliare, ma qual è la differenza? È che se tu c'hai uno indagato o condannato o arrestato per corruzione in una forza politica, nel Movimento 5 Stelle dopo 30 secondi è fuori. Loro si difendono.
caso in 10 anni, un caso, e l'abbiamo messo fuori in 30 secondi. Perché abbiamo avuto un caso? Proprio perché tutti sanno, i malintenzionati, che se si avvicinano al movimento sono fuori in 30 secondi se poi vengono scoperti. Se invece le altre forze politiche comunicano che pure se sei arrestato come il sindaco di Legnano per corruzione io ti tengo dentro al partito, tu stai comunicando a tutti i malintenzionati d'Italia: venite da noi, perché qui è il Bengodi, per fare quello che vuoi. Allora, rispetto a questo bollettino di guerra che avete visto, rispetto a questo bollettino di guerra, non bastano le leggi anticorruzione. Perché sapete, il tema è: noi abbiamo fatto la legge anticorruzione, la cosiddetta spazzacorrotti, a dicembre. Questa è la legge che ha consentito agli italiani di vedere finalmente un condannato per corruzione in galera che si chiama Formigoni, altrimenti non ci sarebbe andato. Comunione e liberazione. Presidente, comunione e liberazione. Celeste, l'ex presidente della Lombardia, Formigoni, è stato condannato per corruzione. Se fosse stato condannato prima della legge spazza corrotti, quindi 2 mesi prima, sarebbe andato ai domiciliari e poi dopo un paio di mesi sarebbe stato fuori. Cioè lo vedevate passeggiare per strada dopo che per un caso di corruzione aveva utilizzato i soldi delle vostre tasse per fare gli affari suoi, perché questa è la corruzione. Voi pagate le tasse per i servizi e finiscono nelle tasche di qualcuno, invece che nei posti letto in ospedale, invece che nelle strade, nelle autostrade, nei servizi comunali, nelle scuole e in tutte le altre cose che, per cui pagate le tasse. Vi dico questo perché quella legge è servita a questo. L'ho mandato in galera. Quella legge ha fatto un'altra cosa, ha fatto scoppiare l'inchiesta in Umbria che vi dicevo, perché il segretario del PD parlava a telefono, ma non parlava a telefono con la normale linea telefonica. Ormai chi, diciamo, deve fare magheggi parla con WhatsApp, Telegram, Skype, Signal, tutti strumenti che servono a deludere le normali comunicazioni e non farsi intercettare le forze dell'ordine. In Italia era proibito utilizzare i virus informatici per fare le intercettazioni negli smartphone quando si indagava, ovviamente. Abbiamo consentito questo strumento. E allora c'era il segretario del PD Umbro che diceva: ah, se ci ascoltassero, stiamo facendo un reato di 5 minuti. E l'hanno arrestato. Allora, questo è successo. Sono venuto a dirvi che abbiamo risolto il problema della corruzione con quella legge. La corruzione in Italia si combatte con l'atteggiamento delle istituzioni. Prima di tutto io credo in quello, prima ancora delle leggi. E allora immaginiamo un attimo un governo di tutti questi anni. Che cosa hanno fatto? Tutti hanno fatto una legge anticorruzione. Tutti questi signori qua, PD, Forza Italia, quando stavano al governo, una legge anticorruzione l'hanno fatta. Noi abbiamo fatto la legge anticorruzione più rigida d'Europa. Ma mica basta quello. Perché ci siamo arrabbiati con quelle persone? Mica perché non avevano fatto la legge anticorruzione adeguata, perché la legge anticorruzione valeva per voi, ma quando capitava a loro si scudavano dietro le immunità, oppure dicevano che c'è la presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza c'è sempre per loro, mentre in Italia se sei sotto processo non ti assumo da nessuna parte se sei sotto processo per corruzione. E voglio farvi una domanda per introdurre l'argomento che sto per dirvi: ma se avete una persona che vi sta facendo i lavori a casa e gli date le chiavi di casa perché deve lavorare a casa vostra per una settimana, e poi a un certo punto scoprite che questa persona è indagata per furto negli appartamenti, aspettate il terzo grado di giudizio o intanto le chiavi di casa gli avete tolte? Perché qui al movimento si dice sempre: siete dei giustizialisti. No, perché se voi gli togliete le chiavi di casa, ma io come faccio a lasciargli invece le chiavi di un intero ministero che gestisce miliardi delle vostre case? Bravo! Non sono capito! Io penso che questo governo debba andare avanti, dobbiamo fare tante cose, ma sul caso Siri mica potevamo arretrare, mica ci potevamo tenere il sottosegretario in Natale per corruzione, il sottosegretario in Natale per corruzione all'interno del governo. Avremmo detto a voi di rispettare tutte le leggi, ma da noi invece è diverso, perché noi siamo istituzioni, perché vale la presunzione di innocenza. Qualcuno mi ha detto: ma se poi è innocente e se poi è colpevole, l'abbiamo lasciato per 5-6 anni a gestire i soldi degli italiani, ha fatto altri magheggi mentre stava lì. Qualcuno dice: ma sta sotto indagine, non ne fa più.
Non è vero. Le indagini per corruzione spesso sfondano perché qualcuno già indagato continua a delinquere. È successo tante volte. Allora, io voglio dirvi questo. Noi abbiamo di fronte tante sfide, il salario minimo orario, tante altre leggi che dobbiamo fare, sia in Europa che in Italia. Ma io non transigo sulle cose che rappresentano il nostro DNA e i nostri valori. Io ho chiesto un contratto di governo quando siamo nati come governo, perché sapevo che c'erano tante cose su cui non andavamo d'accordo. E evidentemente una di queste è la sensibilità che abbiamo sulla corruzione. Come io non voglio far uscire mio figlio il sabato sera con più armi in circolazione. Quindi non è il tema della legittima difesa, perché se poi si presenta il giorno dopo un'altra legge che invece, come è stato fatto, chiede di aumentare le armi, liberalizzando le armi, noi saremo sempre un argine a questa roba qua, io ve lo voglio dire. Noi saremo sempre un argine a questa roba. Votarci domenica non significa solo andare a fare le cose in Europa, significa rafforzare un argine, perché abbiamo quelli all'opposizione e devo dire siamo insieme al governo con una forza politica su cui alcune cose non le condividiamo assolutamente, perché questo era l'unico governo possibile, non ce n'erano altri, e il contratto che abbiamo scritto ha dentro il 99% del nostro programma delle politiche, lo realizzeremo. Ma intanto che realizziamo il contratto, se a qualcuno viene l'idea, per esempio, di andare a Verona e dire no, dobbiamo far fare più figli agli italiani, quindi chiudiamo di più la donna in casa, io rispondo: il Medioevo lasciamolo nel Medioevo. Intanto, se vogliamo far fare più figli agli italiani, diamo aiuti alle famiglie che fanno figli come fanno in Francia, se no se ne faranno più figli. Allora, questo tema ci permette di introdurre un po' di roba che vogliamo fare in Europa. Noi abbiamo tanti temi da affrontare. Il salario minimo ve l'ho già spiegato. Non vi sto dicendo che ci dovete votare il 26 maggio per fare il salario minimo. Il salario minimo come ministro del lavoro io conto di approvarlo entro agosto. Minimo 9 euro all'ora e risolviamo il problema dei riders, risolviamo il problema delle cooperative. Poi io sto scrivendo una legge sulle false cooperative perché credo che abbia danneggiato le tante cooperative. La legge sulle false cooperative la stiamo scrivendo perché credo che abbia danneggiato le tante cooperative che invece lavorano onestamente in maniera pulita e che hanno ricevuto un grande danno da questi che aprono le cooperative per fare lucro e che non hanno niente a che vedere con lo spirito cooperativo di quando furono le cooperative. Però non è solo quello. L'Europa è anche aiuti alle famiglie che fanno figli. Che significa? In Francia, quando vi nasce un bambino fino al terzo figlio, avete aiuti su pannolini, babysitter, asili nido, una serie di incentivi che non è che devono stimolare a fare i figli, perché i figli sono un atto d'amore, ma proprio perché sono un atto d'amore tu puoi assicurargli un po' di tranquillità e di serenità, soprattutto nei primi anni della loro vita. Quello che invece abbiamo visto qui in Italia è che quando nasce un bambino è il bambino meno aiutato d'Europa. E allora è logico che poi siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa, e non possiamo dirlo ai nostri ragazzi che è colpa loro, perché hanno i contratti più precari d'Europa e adesso con dignità glieli mettiamo a posto. Hanno gli aiuti più bassi d'Europa se fanno un figlio, e comunque appena lavorano tutti e due e hanno comunque uno stipendio basso, sono fuori da qualsiasi tipo d'aiuto. E poi hanno un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti, gestito dalle regioni in malo modo, e non hanno nessun rapporto di garanzia con la pubblica amministrazione. Tu ci pensi 10 volte prima di mettere al mondo un figlio. E allora questa roba qua dobbiamo fare. Lo sapete come si chiama? Si chiama ceto medio. Riego con un vecchio termine che riguarda la maggioranza di voi, cioè tutte quelle persone che lavorano, tirano la carretta con le imprese o sono dipendenti, hanno figli, li mandano all'università, fanno miracoli per arrivare alla fine del mese. Quelle persone lì noi dobbiamo aiutare adesso. Allora che cosa è successo? Qualcuno diceva che sul reddito di cittadinanza non avremmo fatto i controlli. Abbiamo respinto il 25% delle richieste. Un quarto di tutte le richieste non erano idonee.
abbiamo incrociato le banche dati, qualcuno ci ha detto no, io sono idoneo, poi abbiamo incrociato conto corrente, proprietà immobiliare, stato finanziario e abbiamo scoperto che non era un idoneo. Che è successo? Che ha avanzato 1 miliardo di euro. Non dobbiamo spendere più 8 miliardi ma 7 miliardi. Che facciamo con quel miliardo? Insieme ad altri soldi che troveremo dal taglio della spesa inutile, delle spese inutili, li mettiamo sul fondo per i figli e cominciamo sul modello francese ad aiutare i giovani e meno giovani che hanno figli e che fanno figli del ceto medio italiano, cioè delle persone che hanno figli. Noi lo facciamo con le casse dello Stato italiano, ma se ci mandate in Europa e diventiamo determinanti, e dopo vi spiego che significa, col secondo punto di cui stiamo parlando mettiamo anche lo stop ad una serie di regole sull'austerity che non ci consentono di fare una serie di cose e quindi possiamo erogare ancora più finanziamenti per le famiglie che fanno figli. Vedete, io credo che soprattutto ai più giovani è stato rivolto ogni tipo di accusa in questi anni. Sono sfaticati, non vogliono lavorare, non vogliono fare figli, non vogliono fare niente, non sanno niente. E siamo arrivati ad un certo punto che tanti ragazzi hanno iniziato a crederci e hanno cominciato a dire è colpa mia se non sono in grado di trovare un lavoro, è colpa mia se non riesco ad aprire un'impresa, è colpa mia se non sono in grado di stare un po' meglio di come stavo. E io dico sempre a tutti quei ragazzi che incontro, non vi fate convincere che è colpa vostra, perché prima vi hanno rubato il futuro e poi vi hanno scaricato anche le colpe a te. Esatto. Come ministro del lavoro e dello sviluppo economico sto seguendo le dinamiche europee ed è un'Europa che butta tutti i soldi sempre sul sistema finanziario e bancario e sull'agricoltura, sulle imprese e sul sociale tagliano sempre e tagliano non perché non hanno soldi ma perché non hanno coraggio, perché l'Europa oggi potrebbe recuperare un sacco di soldi tassando quelle multinazionali che mettono piede nei paradisi fiscali europei, non pagano nulla di tasse e poi vengono a fare la concorrenza sleale ai nostri imprenditori in Italia, ma anche in Germania, in Francia. Quei paesi si chiamano Lussemburgo, si chiamano paesi dell'Unione Europea, che però hanno un sistema di tassazione da paradiso fiscale e fanno la concorrenza sleale. Bene, se vuole trovare più soldi l'Unione Europea perché non ha più i soldi dell'Inghilterra che se ne sta andando, possono benissimo tassare quei soggetti, ma non hanno coraggio perché sono tutti finanziati da quelle multinazionali. Allora, se vogliamo veramente ridare coraggio, se vogliamo veramente ridare coraggio all'Unione Europea, dobbiamo fare una cosa il 26 maggio, dare più forza possibile a forze politiche diverse, e in Italia ce n'è una sola, perché lo hanno dimostrato gli scandali di corruzione. Noi siamo gli unici non coinvolti in questi scandali, siamo gli unici che si sono finanziati la campagna elettorale grazie a voi e a nessun altro. Voi avete messo, stanno arrivando donazioni in media di 20 euro, alcuni donano anche 2 euro, hanno solo quello e quello mi danno. Abbiamo messo insieme circa 400.000 euro di finanziamenti e con quelli stiamo girando l'Italia con questo tour. Quello che ci darete, quello che ci basta. Però io vi dico anche che ho trovato altre forze politiche diverse in giro per l'Europa, tanti nuovi movimenti come noi che stanno a, diciamo, alla nostra fase iniziale. Alcuni mi ricordano noi 10 anni fa, stanno al 5%, all'8% nei sondaggi, non lo so come andrà. Ma abbiamo 9 movimenti simili a noi che creeranno un nuovo gruppo parlamentare in Europa che non sarà né di destra né di sinistra. Come si vincono le europee? Ve lo spiego subito. Il Parlamento europeo negli ultimi 30 anni ha avuto una maggioranza fatta dal Partito Popolare e dal Partito Socialista. Sono quelli che gli hanno fatto la legge Fornero, gli hanno tagliato il welfare, la sanità, i trasporti, tutto in nome dell'austerity. Bene, quei signori lì sono in profonda crisi, finalmente. Sono quelle forze politiche che, a quello che stiamo vedendo da tutte le rilevazioni europee, non faranno più il 51% in Parlamento europeo. Che significa? Significa che ogni nuovo gruppo sarà determinante. Io vi ho detto una cosa prima del 4 marzo del 2018, prima delle elezioni politiche. Non facciamo fare in Italia 51% a Forza Italia e PD e vedrete che verranno tutti da noi per creare un governo. Io allo stesso modo vi dico, se quei due signori, Partito Popolare e Partito Socialista, non fanno il 51%, funzionerà così il Parlamento europeo. Verranno da noi a dire volete fare l'alleanza, noi diremo punto su tutto, perché lì non c'è la fine. Contratto di governo. Allora diteci che
Che volete che si voti? Questa legge, se è buona, ve la votiamo, ma voi prima ci votate il salario minimo. Se è buona, ve la votiamo, però prima ci votate gli aiuti alle famiglie che fanno figli, o di togliere l'austerity agli investimenti in istruzione, università, ricerca, trasporto. Questo è un paese che va avanti grazie alla buona volontà di tante persone. Io ho parlato di sanità prima, ci abbiamo messo 1 miliardo di euro in più, ma non sono contento, lo sapete perché? Perché non sarò contento finché non saprò che chi spende quel miliardo è gente che sta lì per merito. Perché noi che stiamo facendo? Attenzione, noi quest'anno abbiamo lanciato, grazie alla ministra Giulietti, un piano Marshall per le strutture sanitarie. Ci abbiamo messo miliardi di euro e stiamo stanziando alle regioni un mare di soldi per rifare gli ospedali o per costruirne di nuovi quando serve, per ampliare i reparti. Poi abbiamo messo un altro miliardo sui servizi sanitari e quindi c'è un altro miliardo. Bene, ma se chi sta a capo dell'ospedale dove mi vado a curare deve ringraziare un politico e non un curriculum per stare lì, non ne usciremo mai. Qualche giorno fa, in commissione alla Camera dei Deputati è passata una proposta importantissima, che è legge dello Stato tra 15 giorni, che dice che d'ora in poi, ci vorrà qualche mese per farla entrare in vigore, ma è un cambiamento sostanziale, d'ora in poi la politica regionale non potrà più scegliere i capi delle ASL, i direttori sanitari degli ospedali in maniera discrezionale. Ma per merito. Non so quanto ci vorrà per cambiare la classe dirigente della sanità in Italia, però finalmente cominciamo a stabilire un po' di merito. Tutte queste cose ve le dico perché tutte queste cose domenica prossima, quando si va a votare alle europee, tenetele bene a mente, perché se tornano quelli là e non vedono l'ora di tornare, non è che tornano e basta. La prima cosa che faranno sarà eliminare tutta sta roba qua, la legge spazza per rotti, gli interventi sulla sanità, e non lo fanno per invidia, lo fanno perché o la legge gli toglie dei privilegi o la legge gli toglie dei soldi. Questi sono i due fondamentali principi per cui quella gente ha agito per 30 anni. Quindi andare a votare il 26 maggio domenica, ed è importante, non significa solo realizzare i punti che vi ho detto, aiutare le imprese, il Made in Italy in Europa, difendere le nostre aziende, significa difendere quello che voi avete fatto fino a questo punto del governo, che è un governo che è in carica da meno di un anno, e deve fare altri 4 anni per arrivare a casa di tutti voi e farvi tornare il sorriso un po' alla bocca. Questo dobbiamo fare. In conclusione, lasciatemi dire una cosa sulle aziende e sulle imprese. Le ho nominate spesso, perché siete la regione che grazie ai nostri imprenditori ci ha fatto fare una cosa fantastica, inimmaginabile. Voi non si dice, quindi lo diciamo, lo dico io da Ministro dello Sviluppo Economico. Nei primi 3 mesi di quest'anno l'Italia e gli imprenditori italiani hanno battuto per tutti e 3 mesi la Germania nella produzione industriale, nelle esportazioni e nella diminuzione della disoccupazione. È una slide che non ce l'abbiamo, l'immagine che voglio farvi vedere sulla Germania e sull'Italia, se ce l'abbiamo, altrimenti non può fare nulla. Eccola qui, disoccupati. L'Italia ne riduce 96.000 in 3 mesi, i primi 3 mesi, la Germania 13.000. La produzione industriale dell'Italia fa più 1% nel primo trimestre di quest'anno, la Germania più 0,5%. A gennaio le esportazioni in Italia del Made in Italy aumentano del 2,5% contro la Germania che fa più 0,1%. Questi dati qui io non me li porto per dirvi che siamo meglio della Germania, nel senso che l'economia tedesca si è avvantaggiata per tanti anni anche dell'austerity, quindi non è che abbiamo battuto la Germania sempre. Però io so che nei periodi peggiori della nostra nazione i nostri imprenditori hanno sempre dato il meglio, e il mio dovere nei prossimi mesi è aiutarli il più possibile. Io divido le fasi del governo in fase 1 e fase 2. La prima è stata quella in cui ci siamo occupati delle persone più povere e più in difficoltà.
le avete aiutate voi, alcune le avete conosciute attraverso quei video. Adesso ci dobbiamo occupare del ceto medio e ci sono tanti imprenditori, tante imprese commerciali. Bene, quelle persone però hanno già dei vantaggi. Non lo sanno perché si percepiranno a dicembre e il mio obiettivo è la percezione. Percepirli a dicembre significa che a dicembre, alla fine di quest'anno, c'era una tassa, l'IMU sui capannoni industriali. Ve la ricordate? Questo è un paese in cui le imprese pagano l'IMU sui capannoni, dicendo che sono dei beni di godimento, quando invece i capannoni sono dei beni come il trapano, come il macchinario che servono a far funzionare l'azienda. Ebbene, entro la fine dell'anno pagheranno già il 60% in meno di quella IMU e l'anno prossimo la aboliremo del tutto con la legge di bilancio di Ora, le imprese anche in questa regione che pagavano i premi assicurativi all'INAIL, non so quanti li hanno pagati qui, ma i premi assicurativi all'INAIL erano premi, e sono premi, che si pagano perché sono un'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Ora, l'assicurazione della vostra automobile la pagate in base agli incidenti che fate. Se fate incidenti vi scalano di classe. Bene, gli imprenditori pagavano questo premio assicurativo calcolato sugli incidenti sul lavoro del 2000, di 19 anni fa. Io non dico che stiamo messi bene oggi, ma stiamo messi un po' meglio, cioè gli incidenti sul lavoro calano rispetto al 2000 e quindi avevano il diritto di pagare meno questi imprenditori. Le tariffe INAIL non erano mai state adeguate, le abbiamo adeguate noi 3 mesi fa, abbiamo firmato il decreto INAIL, adesso quest'anno si percepirà sempre a dicembre, le imprese pagheranno il 30% in meno, ma ci sono le imprese più piccole, di falegnameria, di artigianato, di manifattura, che pagheranno anche il 50% in meno. Ora, abbiamo trovato i soldi, questo era il tema, servivano 200 milioni di euro, quello che spende la Camera dei Deputati in 3 mesi per funzionamento. E questa roba qui, io la dico non perché abbiamo risolto tutti i problemi delle imprese, ma perché il lavoro si crea solo così, aiutando loro. Poi possiamo creare tutti i sistemi per aiutare chi perde il lavoro, per aiutare chi va in pensione, per formare chi sta lavorando, chi perde il lavoro e deve entrare in un nuovo lavoro. Ma se non investiamo nelle imprese, se non aiutiamo gli imprenditori a stare aperti e ad andare avanti, non ne usciremo mai. E quello che voglio dirvi su questo, è che è bello parlare di ambiente adesso. Avete visto? Tutti i partiti si sono scoperti ambientalisti. Hanno trivellato mezzo mare Adriatico e Tirreno. Hanno trivellato tutto quello che si poteva trivellare. Hanno incenerito tutto quello che si poteva incenerire. E poi, tutto a un tratto, si sono scoperti amici di Greta. E quindi andavano tutti quanti ad aderire ad una campagna giusta, ma senza credibilità. Perché? Perché qui, anche in questo comune, si vota. C'è la nostra candidata sindaco, c'è un programma degli altri candidati che è brutto. Io non lo conosco un programma brutto, io conosco solo programmi belli. Nessuno ci dice che ci vuole aumentare le tasse, nessuno ci dice che ci vuole mandare in default il comune. Il tema è la credibilità di chi porta avanti il programma. E guardate che io voglio dirlo questo bambino. In questa regione ci sono state anche delle contestazioni contro il governo, ma le trivelle in mare per salvare le nostre coste le abbiamo bloccate noi. I soldi pubblici agli inceneritori, nessuno l'ha detto, li abbiamo bloccati 3 mesi fa con la legge europea che ha bloccato i fondi pubblici agli inceneritori. E questa roba qui però non vuol dire trattare le aziende con delle leggi che bloccano tutto, non vuol dire questo. Io alle aziende non dico dovete fare questo domani mattina per l'ambiente, perché facendo così le chiudi le aziende se gli provochi uno shock. Noi dobbiamo mettere soldi sugli incentivi, ci vorranno un po' di anni e le aziende si potranno convertire ecologicamente facendo degli investimenti nei macchinari e nelle tecnologie per evitare di inquinare di più e di inquinare di meno. Faremo un patto con le aziende. E lo voglio dire perché qui passiamo sempre per i talebani, quelli che vogliono bloccare tutto e chiudere tutto, ma io ho ben presente il valore sia delle vere cooperative di questa regione sia delle aziende che portano avanti l'economia italiana. Siete il traino della nostra produzione industriale e vi dobbiamo tutelare e non creare degli shock per far perdere posti di lavoro e chiudere le aziende. Domenica prossima
prossima si vota. C'è un programma per l'Europa, ma ci sono anche tante cose da fare in Italia. Io vedo tanti signori che non aspettano altro che un risultato di affluenza basso per dire che questo governo deve chiudere, deve finire, perché ci sono poche persone che vanno a votare e quindi non tira più. Io vi prego, chiedete a quante più persone di andare a votare il 26 maggio, perché continuare per cambiare non riguarda solo l'Europa, riguarda anche l'Italia. C'è tanta gente che il 27 maggio non vede l'ora di tornare con il sedere su quelle poltrone e noi glielo dobbiamo impedire. Grazie a tutti.